Buonasera a tutti ragazzi, vorrei dirvi soltanto due parole oggi. Come vedete è notte, ho lavorato tutto il giorno, ho passato le mie di consuetudine, le mie 9 ore fuori casa, ho la barba incolta, non so se notate, vestito elegante, vestito bene, altrimenti la gente chissà cosa dice. Volevo parlarvi di una cosa importante: quando è il momento di cambiare? Quando guardando dallo specchio dici minchia che merda che sono diventato un porchettone di merda e voglio cambiare. Il momento del cambiamento è un momento importante. Ti rendi conto che nella tua vita ti manca qualcosa, sei infelice, hai bisogno di vivere altre emozioni. In questo momento particolare della tua vita dici non ho tempo però, ho una moglie che mi rompe i coglioni, ho una figlia, sono delle luci di merda, ho una figlia che piange sempre, mi tiene sveglio la notte, non si addormenta nella culla, mia figlia ad esempio, se non va a dormire prima di mezzanotte, non si addormenta, ha voglia che i miei occhi scoppiano, ma lei non si addormenta. Ho dei corsi da fare, il mio datore di lavoro mi rompe il cazzo, lavoro troppo tempo. Numero uno, partiamo dal presupposto che in Italia si lavora 8 ore, se lavorate di più, non viene pagato lo straordinario, non lavorate, è uno spreco di tempo, quel tempo non vi tornerà mai più indietro. Quello che vi voglio dire è che è fondamentale che voi capiate è questo: l'importanza di dedicarvi del tempo per voi. Questo tempo per voi può essere utilizzato in qualsiasi maniera, non per forza per rimettervi in forma, non c'è bisogno di questo. Questo tempo per voi può essere dedicato per pitturare, per scrivere quel libro che avete nel cassetto. Io ad esempio ho scritto un libro, sapete come ho scritto il libro? Io ho 10 minuti di pausa. Ci ho messo 4 anni a scrivere un libro, è 700 pagine. Però 10 minuti di pausa al giorno al lavoro scrivevo, non mangiavo con i colleghi e scrivevo. Per questo ho scritto un libro, una storia. Ma se bisogna raggiungere la felicità la si raggiunge quando un uomo raggiunge i propri obiettivi, quando è felice con se stesso, quando spirito e corpo stanno insieme bene. Se io mi guardo allo specchio mi faccio schifo, racconto la mia storia personale: dopo l'incidente mi sono ammogliato, poi feci una bambina, casa, mangiare, carboidrati, destra, sinistra, grandi mangiate, famiglia, si mangiava sempre, e polpette e polpettoni, mangiavamo sempre in continuazione. Un giorno sono arrivato a pesare 125 kg, già avevo i miei problemi lombari, più il peso, mi sono detto e qui come cazzo facciamo? Sono cambiato. Da 125 kg mi iscrissi in una palestra di arti marziali, perché a me stanno sul cazzo le palestre di pesi. Mi iscrissi in una palestra di arti marziali, arrivi a pesare 90 kg. Dopodiché, altro periodo nero della mia vita, ho dovuto lasciare quella palestra perché non c'avevo più il lavoro, sono tornato a pesare di nuovo tanto, che purtroppo i problemi non ti lasciano, ma non avevo capito una cosa fondamentale: prendermi del tempo per me. Bisogna essere egoisti. Il segreto di tutto è l'egoismo. Non 24 ore, non bisogna essere egoisti 24 ore, bisogna essere egoisti un'ora. Un'ora al giorno che dici faccio quello che cazzo voglio per me stesso. Una passeggiata? La faccio. Un giro al lago? Lo faccio. Delle fotografie invece fare la fotografia? La faccio. Ma l'importante è che la tua anima sia felice e che il corpo sia anche felice. Tipo a me quello che mi mancava tanto era l'esercizio fisico. Vedete su YouTube, potete trovare tanti youtuber di fama mondiale, Chris Seria ad esempio, grandi calistenici, potentissimi. Io a quei livelli non arriverò mai, ma una differenza fondamentale. Io vi farò vedere come si può fare un esercizio, ma è la testa che va cambiata. Gli esercizi te li insegnano tutti quanti, ci sono manuali e manuali su come si può eseguire un esercizio fisico, ma pochi manuali su come eseguire un esercizio mentale. Ogni ora, un'ora al giorno, un'ora al giorno, un'ora al giorno, un'ora al giorno, un'ora al giorno per 10 giorni, sai cosa succede? Che il cervello crea nuove sinapsi, delle scorciatoie, delle azioni automatiche, e li mancheranno. Quella oretta al giorno li mancherà, e quella oretta al giorno è l'oretta che vi salverà la vita, vi renderà un gradino più felici di quello che siete ora.
Ragazzi, un bacio a tutti. Stasera farò un video allenamento per voi. Un video allenamento. Ho deciso di fare una playlist alla preparazione alla Spartan Race. Un bacio a tutti e un abbraccio. Ciao.